Dunque, riflettori puntati sul programma regionale di sviluppo, ne abbiamo parlato con il consigliere Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità, con cui appunto abbiamo trattato anche i temi di sua stretta competenza. Il piano regionale di sviluppo si occupa di tanti settori, tra i cui anche la sanità. È soddisfatto? Ma direi di sì, anche perché parlando di piano regionale di sviluppo, la sanità comunque rappresenta quasi l'80% del bilancio regionale e conseguentemente molti sono gli snodi all'interno di questo piano che riguardano il mondo sanitario, ma soprattutto finalmente è sancita quell'implementazione tra sociale e sanitario con una prevalenza addirittura della protezione delle fasce deboli e delle fragilità sul territorio dal punto di vista sociale, oltre ha una richiamata grossa tendenza a una spinta, un grosso sostegno a quella che è l'attività di ricerca, all'attività che ci porta ancora più specializzazione, ancora più eccellenza per la nostra regione, proprio in un'ottica di una diffusione extraterritoriale, non solo regionale ma addirittura nazionale e europea, della qualità della nostra sanità, perché ormai i confini il 24 di ottobre verranno aperti e l'attrattività che la nostra sanità potrà avere a livello europeo potrà essere un traino estremamente importante per l'economia del nostro territorio. Quell'eccellenza sanitaria lombarda come vetrina anche di questa regione, in questo caso cosa si può fare per migliorare un settore che già funziona bene? Ma da questo punto di vista, per essere competitivi con il resto d'Europa e con il resto del mondo, la qualità della prestazione e dell'erogazione sanitaria è fuori discussione. Ci manca solo un pezzettino normativo di toglierci il freno della registrazione dei farmaci e dei presidi legato ad AIFA, legato ancora ai carrozzoni nazionali, che fanno sì che le molecole farmacologiche innovative mediamente arrivino in Italia 26 mesi dopo rispetto al resto d'Europa. Questa è una partita importantissima da giocare e anche il Presidente Maroni ne è assolutamente sensibilizzato. Arriveremo addirittura a fare una proposta di creare l'ALFA, l'Agenzia Lombarda del Farmaco, in alternativa ad AIFA, l'agenzia italiana, proprio perché se oggi esce qualcosa di rivoluzionario noi abbiamo il diritto di averlo per primi e il dovere di darlo ai nostri cittadini.